questo nuovo webinar su taping elastico. Come oggi parliamo di funzione decompressiva del taping elastico. Io sono Giacobone Mattia, sono un osteopata, un laureato in scienze motorie, docente di osteopatia, docente di scienze motorie e docente ATS. Parliamo della funzione, quindi ci concentriamo in particolar modo sulla funzione decompressiva del taping elastico, quindi su una funzione particolare del taping elastico. Prima di partire ad andare direttamente sulla funzione decompressiva, vediamo un attimo le applicazioni principali con taping elastico. Quindi le applicazioni principali con taping elastico sono le decompressive e le stabilizzanti. Le decompressive, che vedremo in tutto questo webinar, ne parliamo, sono suddivise in decontratturanti e drenanti, quindi avremo decompressive che sono un grande insieme. All'interno di questo grande insieme avremo decontratturanti e drenanti, due sottocategorie del decompressivo con delle specifiche modalità di applicazione, quindi con delle specifiche modalità di gestione del nostro nastro e quindi con degli specifici effetti. Le altre applicazioni sono le applicazioni stabilizzanti, che sono con enfasi articolare e con enfasi muscolare. Quindi il nostro taping elastico viene utilizzato o per stabilizzare o per decomprimere. Per stabilizzare seguendo determinati processi e principi, per decomprimere seguendone altri differenti che oggi andremo a puntualizzare e a vedere. Quindi la funzione principale del decompressivo, quindi che funzioni ha il decompressivo, quando vedremo poi come applicarlo, arriveremo a fare l'applicazione decompressiva e partiamo però dal dire perché vogliamo fare un'applicazione decompressiva. Le due funzioni principali sono la funzione meccanica e di conseguenza una funzione drenante o linfatica. Cosa significa meccanica? Cosa significa drenante o linfatica? Meccanica significa esattamente quello che si vede al di sotto della foto in questa slide dove c'è il titolo funzione meccanica, quindi meccanicamente il sollevamento della cute, facendo quelle pieghe cosiddette convoluzioni, quindi quelle convoluzioni sul nastro. Il nastro, essendo applicato sulla cute, farà delle pieghe, quindi delle convoluzioni da adesso in poi. Quello che, quando sentirete parlare di convoluzioni, saranno le nostre pieghe fatte dal nastro, quindi l'effetto meccanico può proprio far ricreare queste convoluzioni con un'adesione totale della colla sulla cute, il far sollevare anche la cute, quindi creare queste convoluzioni anche un sollevamento della cute e uno spazio che si trova al di sotto. Ho fatto una piccola precisazione sull'adesione totale della colla sulla cute, perché se ci fosse la cute, quindi cominciamo ad andare su una piccola parte pratica, se ci fosse la cute sporca, piuttosto che sudata, piuttosto che segnata da creme o oli perché è stato fatto prima un massaggio, bisogna prima ripulire la cute, fare detergere bene la cute per poi poter applicare. Alla stessa maniera su una funzione decompressiva, visto che siamo su questo argomento qua, se ci sono troppi peli, l'effetto non è di... la colla non va ad attaccarsi sulla cute ma direttamente sul pelo, sollevando poi il pelo e creando un vuoto tra il nastro e la cute, quindi non sollevando la cute, quindi non creando l'effetto che vogliamo noi. Quindi questi già sono da tenere presente, questi accorgimenti sono da tenere presente per quando poi andremo a fare la parte realmente pratica. Funzione meccanica, quindi sollevamento della cute, che è la stessa cosa della funzione linfatica, quindi sollevamento della cute, rialzo la cute meccanicamente, alla stessa maniera a livello drenante o linfatico, sollevo la cute seguendo determinate strade, poi vedremo quali sono di preciso, per fare un effetto di drenaggio e quindi per fare un effetto attraverso il nostro sistema linfatico di appunto scorrimento verso quello che sarà il terminus che vedremo tra un attimo. Quindi diciamo che l'effetto, la funzione meccanica e la funzione linfatica sono legate, la funzione meccanica comprende anche la funzione drenante o linfatica, quindi all'interno di quella meccanica ci sono sempre queste convoluzioni che, creando una strada particolare, creano l'effetto drenante o quindi linfatico.
in special modo cosa stiamo facendo, quindi qual è l'effetto che facciamo per creare, quindi effetto meccanico, effetto drenante, cosa stiamo facendo sotto la cute. Stiamo facendo una cosa principale, che è l'effetto vacuum, effetto vuoto. Lo conosciamo per diversi trattamenti, sia manuali che con coppette, piuttosto che macchinari che creano questo vacuum. Il nostro taping elastico ci crea un sollevamento della cute, sollevando la cute crea uno spazio sottocutaneo e quindi nello spazio sottocutaneo si crea un vacuum. La creazione di questo vacuum ci porta ad avere più spazio al di sotto. La creazione di questo vacuum ci porta a, come vedete, a una diminuzione dei gradienti pressori extracellulari. Cosa vuol dire diminuzione dei gradienti pressori extracellulari? Questa frase qua segnata sulla slide, in maniera molto semplice, significa che a livello extracellulare, all'interno di quello che si chiama MEC, matrice extracellulare, andiamo a creare uno spazio, quindi l'effetto vacuum sarebbe l'effetto vuoto. Non possiamo avere un vuoto all'interno del corpo, quindi c'è un distanziamento cellulare, un aumento dello spazio tra cellula e cellula all'interno della matrice extracellulare, quindi un aumento dello spazio tra cellula e cellula. E cosa ci permette di fare questo? Ci permette tantissimo all'interno del sistema fasciale, quindi all'interno della fascia che è fatta come se fosse una rete, quindi immaginatevi le maglie di una rete che se vengono strette completamente non hanno spazio, se vengono allargate si crea uno spazio maggiore. Quindi immaginiamo di allargare queste maglie della rete per avere più spazio tra cellula e cellula, e questo mi permette anche uno scambio intra-extracellulare maggiore. Mi permette di portare, e cominciamo già a introdurre l'aspetto pratico, che poi sarà il nostro taping, di portare qualcosa verso una zona desiderata o portare via qualcosa da una zona dove questo qualcosa, vedremo, edemi, ematomi, piuttosto che l'infiammazione, quando entreremo nel vivo della parte pratica, non devono stare, quindi vogliamo portarli via. Quindi o voglio portare qualche cosa o voglio portare via. Ho creato il vacuum, ho diminuito queste pressioni extracellulari, ho creato più spazio all'interno della matrice extracellulare, ho la possibilità di uno scorrimento maggiore a livello fluidico, quindi maggiori scorrimenti fluidici all'interno del nostro corpo, che sappiamo benissimo essere fatti per la maggior parte di liquido. Quindi, come dicevamo, questo vacuum ci porta a portare o portare via. Cosa significa portare o portare via? Che sarà poi la grossa differenza che si crea tra la funzione decompressiva, quindi il nostro modus operandi, il nostro modo di applicare il decompressivo drenante o decompressivo decontratturante, partirà da questa slide. Quindi, o voglio aumentare una vascolarizzazione, quindi il mio effetto primario è quello dell'aumento della vascolarizzazione, o il mio effetto primario è quello dell'aumento del drenaggio. Quindi, detto sempre in parole povere, voglio aumentare la vascolarizzazione, voglio portare qualche cosa in una zona, voglio aumentare la possibilità di drenaggio, quindi potenziare lo scorrimento linfatico, vuol dire che voglio portare via da una determinata zona. Quindi o portare o portare via. Questi sono i due concetti che vedremo quando suddivideremo il decompressivo in decontratturante e drenante. Quindi a seconda di come applicheremo, faremo questi due passaggi. O meglio, ci concentreremo in maniera principale su uno dei due passaggi, perché uno non esclude mai l'altro. Se io creo un vacuum, quindi uno spazio, un vuoto al di sotto, non è un vuoto selettivo. Significa che se io decido di drenare, quindi di aumentare il mio drenaggio, non posso non aumentare anche la vascolarizzazione. Ho creato un vuoto al di sotto e quindi c'è. Scienzemotorie.com presenta la prima piattaforma professionale al mondo dedicata alle scienze motorie. Salute, prevenzione, rieducazione, performance, ricerca scientifica, educazione, mindset e molto altro raccolti in un unico progetto senza precedenti. Visita adesso il sito scienzemotorie.com. I professionisti delle scienze motorie.